Salve ai web spettatori di Nano TV, siamo a margine del Consiglio Comunale di Afragola, anzi si sta ancora svolgendo, poco fa è terminato un lungo intervento del consigliere comunale Gennaro Giustino di 33 minuti, alla fine insomma ha annunciato che stamane insieme a lei ha presentato una denuncia ai carabinieri, alla Procura della Repubblica per questioni riguardanti irregolarità riguardanti il, insomma, la variante al piano regolatore generale. Volevamo raccogliere un commento su questa denuncia presentata stamattina e insomma perché avete presentato questa denuncia? No, diciamo che questa denuncia viene alla fine di una lunga analisi da parte dei soggetti dell'opposizione che hanno ravvisato da parte di questa amministrazione un atteggiamento anomalo soprattutto per quanto riguarda quelle che sono le attività di carattere urbanistico sul territorio. Lei sa bene che da tempo abbiamo eseguito una serie di denunce all'autorità giudiziaria perché ci fornissero gli atti necessari per esercitare il nostro ruolo. Questo non è stato. In realtà voi avete fatto richieste di atti che regolarmente i consiglieri comunali dovrebbero entrare regolarmente in possesso. L'esercizio dell'azione di controllo da parte dei consiglieri di opposizione. Questo non è avvenuto e siamo stati costretti a ricorrere all'autorità giudiziaria. Stessa cosa è avvenuta nell'ambito delle attività che vengono svolte delle commissioni consiliari, dove si è verificato più di una volta, sia per quanto riguarda il piano Più Europa, sia per il piano dei 5 comuni, una carenza fondamentale di documentazione necessaria per lo svolgimento e la chiusura di quei pareri necessari per l'approvazione degli atti nella sua fase definitiva in Consiglio Comunale. Questo non c'è stato. Però lei nel suo discorso in Consiglio Comunale, come anche Giustina, avete denunciato delle gravi irregolarità. Attraverso un'indagine all'Atre che noi abbiamo portato, abbiamo riscontrato delle grosse anomalie rispetto a quella che doveva essere l'attività dell'amministrazione. Un'amministrazione che non doveva fare altro che prendere le procedure della precedente commissione straordinaria e riportarle con integrazione nel nuovo Consiglio Comunale. Purtroppo abbiamo riscontrato che c'è una diversità degli atti tra quelli precedenti e quello approvato in Consiglio Comunale. È emersa anche una certa non conoscenza dei fatti da parte del Consiglio Comunale che riteneva che si trattasse di una semplice presa d'atto, che così non è stata. Sono state manomesse quelle che sono le tavole del piano regolatore generale, individuando nuove zone residenziali e cambiando anche in certi casi la destinazione di aree agricole in attività produttive. Lei sta dicendo delle cose molto gravi? Ma le cose sono agli atti, sono al vaglio degli inquirenti e della Procura della Repubblica per verificare quelle che sono circostanze e fatti e stabilire quanto stiamo dicendo. C'è il caso di Via Sicilia, di questo megaparco che è stato approvato in 15 giorni in pieno Ferragosto da un ufficio che tutti sanno, che le denunce effettuate presso il comando dei carabinieri di Afragola è caratterizzato dalla sua lentezza nel svolgere queste attività, diciamo, di natura ordinaria, mentre per la realizzazione, l'approvazione di questo parco in 20 giorni ha fatto dell'impossibile. Nell'indagine anche per quanto riguarda questo tipo di attività abbiamo riscontrato grosse anomalie ed è stato ravvisato addirittura che non c'è neanche la proprietà del richiedente dell'intero lotto su cui va costruito. Quindi diciamo stiamo assistendo ad una modifica dell'assetto urbanistico del territorio determinato e utilizzato in questo caso da delle procedure che si nascondono dietro i grossi interventi che stanno parlando sul territorio, sia per la variante del 5-5, sia per il piano di Europa, si nascondono dietro a quelle progettazioni relative alle aree a supporto dell'alta velocità, ma questo non significa che determinati programmi debbano andare in deroga a quanto sancito dalle norme e dalle regole che noi abbiamo per l'assetto del territorio. Benissimo, cosa farete a questo punto dopo questa denuncia? Alcuni di questi atti, nel caso di Via Sicilia in particolare, è già stata presentata una mozione per la revoca in alto tutela del permesso di costruire. È chiaro che forniremo tutti i dati necessari, in quanto riteniamo che questo tipo di
di attività, poiché siamo in variante rispetto a quello che il piano particolare già approvato dal Consiglio Comunale del 1989, è questo Consiglio Comunale che ha la potestà delle scelte di indirizzo e cui a lui spetterà i provvedimenti in materia. Benissimo, noi la ringraziamo per questa precisazione, vi aspettiamo su napolinord.it e voxnews.info. Grazie al consigliere Montefosco. Grazie.